Michele Del Signore, per come è andata la partita, per le occasioni avute, bisogna sottolineare anche da parte della squadra avversaria, è un pareggio che si può accettare quest'oggi? Sicuramente abbiamo giocato un primo tempo sottotono, come sempre non riusciamo a entrare mai in partita. La seconda parte del secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, però anche loro il pareggio è il risultato più giusto secondo me. Entrambe le squadre hanno giocato bene, tutte e due da zona playoff. Importante il gol venuto subito dopo 30 secondi circa da parte di Massimo Di Pietro, che si conferma capocannoniere di questo girone. Quindi una nota di merito di Michele Del Signore nei confronti di Di Pietro. Sono contento per lui, spero che a fine campionato vinca il titolo di capocannoniere, che continui così fino alla fine e tiriamo avanti. Importante il tuo gol al primo minuto di gioco. Siamo arrivati a quota 13, un risultato sicuramente grandioso per te, vero Sì, Massimo? soprattutto sono contento che contribuisce alla squadra magari a giocare più sereni. Oggi purtroppo pensavo che questo gol magari ci dava un po' lo spunto per ottenere i 3 punti, però alla fine abbiamo fatto una bella partita, eravamo in emergenza, nulla a togliere a chi ha giocato perché ha dato l'anima e quindi non gli posso rimproverare niente. L'unica cosa, rammarico, è che non siamo mai praticamente con la rosa completa e quindi da là ti viene, diciamo, quella tristezza, quella cosa per dire oh, potevamo vincere, potevamo fare 3 punti, invece non li abbiamo fatti. Però va bene lo stesso, un punto con una diretta concorrente è ottimo, secondo me. Certo, al di là delle assenze era una partita che si poteva vincere, ma si poteva anche perdere, quindi questo pareggio va accettato sicuramente. Sì, loro rispetto all'andata, io mi ricordo la squadra dell'andata non era questa, cioè loro si sono rinforzati, c'hanno giocatori davanti che secondo me non sono di sta categoria. Prova ne è il fatto che abbiamo fatto un'ottima partita, perché secondo me la difesa oggi con avversari del genere hanno giocato bene, però un po' tutta la squadra ha giocato bene. Quindi proseguiamo nel nostro cammino, un punto in più rispetto all'andata e quindi dobbiamo essere contenti. Andare su questa strada. Dicevamo prima a microfoni spenti, oggi per te la prima espulsione in carriera come allenatore. Partiamo da qui per dare un giudizio sulla direzione di gara quest'oggi insufficiente, è vero? La mia espulsione, cioè, sinceramente io non ho detto niente di che, però purtroppo secondo me un arbitro di Avezzano, se giochi Avezzano non può arbitrare, però purtroppo la Lega ha deciso così, noi accettiamo e tiriamo avanti. In terza categoria è consentito, cosa che però non avviene a Sulmona. Vogliamo lanciare magari un messaggio a fare la stessa cosa oppure no? Non è il caso. Concentriamoci quindi Sì, no. su questa partita, su questa classifica importante. Playoff, non pensiamoci troppo però. Che Pensiamoci, ma è il giusto. Domenica abbiamo un'altra non perde partita. la concentrazione, dice. Sì, sicuramente. Domenica abbiamo un'altra partita difficilissima. Ci dobbiamo allenare, continuare così e andare avanti fino alla fine per la zona playoff, perché ci credo. E adesso nel prossimo turno ci sarà il confronto casalingo contro il Cese, si avvicina poi il derbissimo con il Pratola. Qual è l'umore che già si vive nello spogliatoio? Io non lo vivo solo nello spogliatoio, ma anche in fabbrica ho dei colleghi proprio di Pratola che mi stressano ogni giorno, però alla fine è anche bello affrontare queste partite, perché io ti dico la verità, a 35 anni avere gente come tifosi che ti vengono a fare il tifo, io sono orgoglioso, cioè orgoglioso di rappresentare come capitano, perché ho giocato in anni passati con 10-15 persone allo stadio ed è deprimente. Giocare con tutta sta gente e poi affrontare queste partite fa solo che piacere. L'unica cosa è che i ragazzi devono stare tranquilli, perché alla fine noi nei confronti del Pratola non abbiamo niente da perdere, sono loro che ci hanno da perdere, perché loro hanno affrontato il campionato in una maniera diversa, con un esborso economico diverso rispetto al nostro. Noi giochiamo solo per divertirci ed è quella la prima cosa che dobbiamo tenere in testa. Poi il resto viene da sé, perdiamo, vinciamo, pareggiamo, l'importante è che giochiamo come oggi, che diamo l'anima.